Buonasera, cambio di conduttore, cambio anche di gruppo. Adesso vi introduco i nostri candidati attuali, li conosciamo e guardiamo insieme di che cosa possiamo parlare per voi. Alla mia destra Prati Fabrizio. Buonasera. Proseguiamo con Colla Santo Sara e poi Zosia Alessandro. Buonasera. Direi che dai primi 30 secondi la parola a lei, Prati Fabrizio. Grazie. Innanzitutto dico che mi sento un po' in imbarazzo a parlare con questa mascherina perché ritengo che serva a ben poco. Detto questo, Fabrizio Prati, diciamo che il mio impegno civile è già riconosciuto dai milanesi, nel senso che sono 25 anni che sono eletto consigliere di zona, oggi si chiamano municipi, le nove zone di Milano, lavoro appunto all'ATM, all'azienda trasporti milanese, all'ufficio legale e alla security, quindi sono esperto di sicurezza, trasporti, rapporti con forze dell'ordine e quant'altro, quindi questo è ciò in cui sono specializzato. Non sono un politico, diciamo, di professione, ci tengo a dirlo, per quello che mi piace parlare di impegno civile, in cui ci metto anche il fatto che ho fatto il vigile del fuoco come militare, un anno di militare, peccato che adesso non c'è più il militare di leva, e quindi fra quello che è la mia carriera professionale e l'esperienza politica ritengo di poter finalmente essere candidato, come è stato fatto, ottenuto nella lista civica Milano Paragone Sindaco. Quindi io spero che i cittadini milanesi continuino a darmi una preferenza, capendo anche il cambiamento che ho fatto in questi anni e il motivo per cui sono entrato nella lista civica Milano Paragone Sindaco. La ringrazio, direi che diamo la parola, tanto avremo modo di parlare ancora insieme. Prego, Colla Santo Sara. Grazie. Io sono Sara Colla Santo, come si deduce dalla maglietta lista Volt Milano per Beppe Sala Sindaco. Volt è il primo partito paneuropeo, la nostra visione di Milano è molto molto chiara. Vogliamo una Milano che è già europea, ma sempre più europea e internazionale. E l'Europa ci ha già e ci dà già delle ottime soluzioni anche a livello territoriale, molto a livello locale, per i problemi della città. Io in realtà non sono come chi mi ha preceduto in politica da tanto tempo, io sono una neofita, però credo anche che non ci sia modo migliore che fare politica se non esercitare la professione che svolgo tutti i giorni. Io sono assistente sociale e mi scontro con la vulnerabilità e i diritti dati per scontati o mancati tutti i giorni con le numerose storie di vita che ascolto e che ho ascoltato in passato di Milano. Quindi spero davvero di avere l'opportunità in comune per portare una visione anche innovativa del sociale. C'è bisogno di svecchiare i vecchi modelli anche della politica e dei servizi sociali, perché no, anche di Milano, per una Milano sempre più inclusiva, innovativa e giovane. I giovani devono avere delle opportunità e la politica deve trasformare le possibilità in opportunità per un numero sempre più ampio di persone. La ringrazio. Prego, diamo la parola ad Alessandro Zosi. Buonasera, mi chiamo Alessandro Zosi, sono candidato in comune con Milano in Comune per Maria e Civica Ambientalista per Mariani Sindaco e Municipio 6 per Dario Perini Presidente. Questa è una nuova esperienza per quanto mi riguarda. Sono felice di essermi candidato insieme a Milano in Comune, che nasce 5 anni fa da associazioni e realtà politiche milanesi, e anche e soprattutto grazie al lavoro che fa ancora per poco però Basilio Rizzo come consigliere comunale di opposizione, che il suo lavoro e il nostro lavoro sarà di portare sempre alta l'attenzione i lavori che si faranno, alle soluzioni che alternative ai lavori di progettualità di trasformazione della città di Milano, che spesso dall'attuale amministrazione sono monolitiche e non permettono un'altra visione di città. Vi ringrazio. Allora, mi verrebbe da chiedervi, per iniziare, secondo voi qual è il problema attuale di Milano che voi risolvereste come? Mi sembra il modo giusto per dare spazio a quello che è la vostra idea, a quel vostro tema cruciale, secondo voi. Prego, prima le signore. Partiamo pure... Non male però, eh? Anche i contenuti? No, beh, per le galanterie. Vabbè, c'era... Prego, prego, sarà con la Santa. Non c'è molto polemica.
Io? No, no. Usiamo il tempo in maniera giusta, perché il tempo stringe, prego. Allora, personalmente io lo userei, parlo per la mia esperienza personale, ho un'idea molto molto chiara dei servizi sociali su Milano e dei progetti di inclusione rivolti soprattutto alle donne ma anche agli adolescenti. Si parla sempre di giovani, ma gli adolescenti sono dimenticati, quindi la prima cosa è il potenziamento dei consultori familiari. Io ci ho lavorato 4 anni, sono ancora in contatto, facciamoli tornare di moda, credo che sia il modo migliore per offrire anche una progettazione partecipata che arrivi e che parli davvero il linguaggio poi dei più giovani a cui si rivolge. So di che cosa parlo perché ho fatto dei progetti, ho vinto anche un bando con l'Informa Giovani del Comune di Milano nel 2018 e vorrei appunto svecchiare anche il modo di fare sociale a Milano. Credo che partire dai consultori familiari sia un buon punto di partenza. Un punto di partenza per la sociale, certo. Prego. Sicuramente io parto da una premessa che tutti noi sappiamo che Milano ha diverse velocità. Una Milano centrale che viaggia a una velocità molto elevata, invece una Milano della periferia, o se vogliamo un po' un termine più conosciuto, al di là della circonvallazione della 91 e della 90, quindi la circonvalla, che è un po' più lenta nel recepire determinate azioni di sviluppo che parla della città e di trasformazione, se non dire addirittura abbandonati in determinati quartieri. Quindi questo è, tramite anche i municipi soprattutto, portare il lavoro sulla territorialità in tutta la città per creare una città uniforme e non che crei diseguaglianze tra i vari ceti sociali e anche tutte le persone che vivono nella città. La ringrazio, prego. Per conto mio il problema principale di Milano è che deve tornare a vivere. Negli ultimi anni purtroppo è una città dormitorio in molti quartieri, anche centrali, e ci sono problemi di sicurezza, di degrado, periferie trascurate soprattutto negli ultimi 10 anni, ma devo dire che anche le giunte precedenti di centrodestra che si sono alternate non hanno fatto abbastanza per la sicurezza, per il degrado, e poi la situazione è peggiorata ulteriormente con questa pandemia, su cui avrei tanto da dire, ma basta che seguite quello che dice Gianluigi Paragone, e io sono d'accordo, perché ci sono tante cose non dette, tante verità non precisate nel modo giusto, quindi Milano ha bisogno di libertà e di verità. Non siamo liberi di goderci la nostra tranquillità, sia per quanto riguarda la sicurezza, perché usciamo di casa soprattutto nelle periferie, soprattutto le donne hanno paura, e anche questa mascherina secondo me potrebbe non essere utilizzata, perché credo che questa pandemia, francamente, questo virus in questo momento non ci sia più come prima, non sia così pericoloso, sembra quasi che venga utilizzato per secondi fini. E poi ci tengo a dire che appunto sono trascurate le periferie negli ultimi anni, e c'è un sindaco che invece di dire le cose come stanno ritiene che vada tutto bene e si occupa principalmente dell'alta finanza, si tiene amici coloro che costruiscono questi grattacieli green, che poi così green non sono, perché per esempio il bosco verticale ha ingenti costi e problemi sicuramente di manutenzione per portare l'acqua in alto, quindi il green per noi è un verde orizzontale, insomma, naturale. Questo è quello che dico. Ecco, Milano ha bisogno di tornare a vivere, ha bisogno di libertà e di verità. Questo lo dice anche Gianluigi Paragone, guarda caso è un ottimo giornalista, quindi lui di verità se ne intende e capisce quando certe verità, non si sa perché, non vengono dette. Io la ringrazio. Mi viene in mente un'altra domanda, così abbiamo modo di approfondire ancora un po' prima di doverci salutare. Abbiamo parlato di tempi diversi, di periferie, di sociale. Cosa si può fare per migliorare la qualità di vita in quelle che appunto avete menzionato come le periferie, che hanno dei tempi diversi? Direi che partiamo da Zosi Alessandro, che prima... Ok, vabbè, allora sicuramente c'è tutta una parte trascurata di edilizia residenziale pubblica, sia da parte del comune, quindi MM, sia soprattutto da parte della regione, che è Aler.
Una delle proposte che può essere messa in campo, che si sente anche ormai da tempo, è accentrare la gestione delle case con MM, quindi il comune. In più però, ripeto, qua dovrebbero entrare in gioco soprattutto i municipi, in quanto dei presidi istituzionali molto più vicini rispetto al Consiglio Centrale Comunale, in modo tale da gestire tutto e cercare anche tramite azioni di agevolazione di microimpresa, come può essere l'idraulico, l'elettricista, dato che sappiamo che nelle case popolari è consentita sia ALER che MM, è consentita l'autogestione di piccoli servizi, appunto come può essere la rete idrica, la rete elettrica, in modo tale da anche creare fiducia tra chi presta quei lavori e gli abitanti che fanno oltretutto rete per avere un professionista che andrà a fare il lavoro da loro. Sicuramente la manutenzione delle strade, questa non è da trascurare, e un trasporto pubblico che anche ai confini della città arrivi in modo uniforme, non solo nella cerchia dei Navigli, ma arrivi anche ai confini e anche ad orari notturni, che possono agevolare il trasporto, perché anche senza, magari un po' si trascura, anche durante la notte ci sono dei lavoratori che sono, certo, costretti ad andare, cioè costretti o comunque devono utilizzare il trasporto pubblico. La ringrazio. Facciamo di nuovo parlare Sara Colasanto, okay, e poi così concludiamo con Fabrizio Prati. Avete più o meno un minuto e mezzo ciascuno. Sì, ok. Fermami pure se... Certo, vai. se vado oltre. Sono molto d'accordo sull'ampliamento dei trasporti pubblici, legato sia alle linee presenti che agli orari, quindi è veramente un punto in comune. Sono anche molto, molto convinta però che bisogna operare a livello locale, nei singoli quartieri e nei singoli municipi, per quanto riguarda il tessuto sociale, creando diciamo degli spazi in cui anche poter essere promotori di nuove realtà che già ci sono in alcuni quartieri, e promuovendo il cosiddetto e benedetto welfare di quartiere. Ci sono un sacco di aree di spazi dismessi a Milano, non assegnati. Bisognerebbe veramente lavorare, perché le idee ci sono e anche le realtà associative sono veramente molto molto presenti nella città, a livello locale, nei singoli quartieri e territori e nelle singole aree di Milano. Il problema è che spesso mancano dei bandi anche chiari, quindi semplificarli a livello anche burocratico, e veramente mancano gli spazi. Quindi questo permetterebbe di recuperare anche un tessuto sociale e, secondo me, anche creare dei punti di riferimento per i più giovani. Ti ringrazio. Allora direi andiamo con Prati Fabrizio e poi concludiamo, ci salutiamo. Grazie. Quando dico che Milano deve tornare a vivere, riguarda anche i problemi, ad esempio, che hanno i commercianti, gli esercizi commerciali, che sono stati colpiti duramente, prima dalla crisi economica, poi dalla crisi creata dalla pandemia. Quindi noi sicuramente siamo dalla parte di questi commercianti, ristoratori, albergatori, che comunque illuminano la città, perché nel momento in cui si spengono le luci degli esercizi commerciali la città diventa buia. Nel frattempo, appunto, occorre migliorare la sicurezza, creando una maggiore sinergia fra le forze dell'ordine, i vigili di quartiere. Il nostro candidato sindaco Paragone ha detto chiaro e tondo che lui vuole andare con le pattuglie dei vigili nelle singole zone, nei singoli quartieri, anche periferici, più degradati, per affrontare e vedere la situazione da vicino, cosa che non è mai stata fatta. E anche l'ATM in questo ha un ruolo importante, perché io ci lavoro e quindi so che ci sono sale operative molto efficienti che controllano i mezzi pubblici di superficie e sotterranei. Però occorre migliorare il rapporto fra le sale operative delle forze dell'ordine e quelle dell'ATM, in maniera che, ad esempio, quando avvengono fatti di rilevanza penale sui mezzi pubblici, occorre un intervento tempestivo, maggiormente tempestivo, delle forze dell'ordine. E quindi, ecco, occorre eliminare il degrado nelle periferie, che rende le periferie dei quartieri invivibili, di cui si parla troppo poco, e invece bisogna portare la luce dove adesso, diciamo, c'è il buio.
Niente. La ringrazio, anzi vi ringrazio perché direi che avete gestito molto bene il tempo, è stato un piacere restare in vostra compagnia e accompagnarvi appunto in questo confronto. Vi auguro buone lezioni e buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Noi col prossimo blocco ci incontriamo tra poco.